Quest'oggi parliamo di temporali autorigeneranti stazionari, sono tra i più violenti che possono colpire l'Italia perché ovviamente sono fenomeni atmosferici che vedono le temporali praticamente bloccati su medesime località per molto tempo, anche fino a 3-5 ore con notevoli quantità di precipitazione. In alcune zone, ad esempio durante questi temporali autorigeneranti, possono cadere anche fino a 500-600 mm di pioggia con alluvioni lampo. Andiamo a vedere il caso per esempio della Liguria, ma in realtà anche su molte altre zone del centro-sud Italia, soprattutto durante il periodo autunnale, possono verificarsi questi temporali autorigeneranti sia nella parte tirrenica ma anche sul lato ionico, per esempio spesso interessata la Calabria. Come si formano? Sta arrivando una zona di bassa pressione da ovest dall'Atlantico e davanti, antecedente a questa zona di bassa pressione, si formano delle zone di convergenza, di contrasto tra due masse d'aria completamente diverse. Lo scirocco in risalita, per esempio, dal Tirreno, quindi da sud-est, e una zona di bassa pressione in arrivo che richiama però anche dei venti un po' più freschi dalla pianura padana e asciutti di tramontana. Proprio lungo questa linea di convergenza, queste due masse d'aria completamente diverse, vi è un'notevole quantità di energia e si formano dei temporali che appunto, come possiamo vedere con la prossima grafica, interagiscono in questa zona per parecchio tempo, anche 3, 4, 5 ore, scaricando enormi quantità di precipitazione. Sono dei temporali a multicella che continuano sempre a formarsi in questa breve porzione di territorio. Qui siamo tra le province di Savona e Genova. Ulteriori però dettagli su queste multicelle autorigeneranti li trovate sul nostro sito web.